Nel 1648 i De Leiva, indebitati fino al collo, vendono per 30.000 ducati d'oro il feudo ai conti Durini, commercianti e ricchi banchieri. Seguì un dominio francese e poi austriaco nel 1706. Nel 1796 Napoleone terminò la signoria dei Durini nel feudo di Monza. Dopo il congresso di Vienna nel 1815, Napoleone ridiede la Lombardia all'Austria. Nel 1848, il 18 marzo, giunsero notizie dell'insurrezione di Milano, le famose 5 giornate, ed anche i monzesi si ribellarono. E dopo 4 giornate liberarono Monza il 21 marzo 1948, un giorno prima di Milano. Il 22 marzo, ultima giornata della rivolta di Milano, i monzesi accorsero ad aiutare i milanesi, meritandosi l'encomio del governo provvisorio della città di Milano. In agosto gli austriaci rioccuparono la città, che fu poi definitivamente liberata dall'esercito piemontese nel 1859.